Buongiorno ragazzi e ragazze, bentornati al canale. Come sempre, Giulio di Muscoli a Vita. Oggi vi voglio far vedere un full day of eating, perché lo sapete, io il secondo giorno di weekend mi piace sempre fare un full day of eating per farvi vedere quello che sto mangiando. Sinceramente mi sto ritrovando veramente forte in palestra. Non solo ho colpito un PR lo scorso sabato, praticamente facendo un one rep max massimo che non avevo mai fatto, ma in più mi sento abbastanza più gonfio. Ero abituati a vedermi che stavo a dieta in un deficit calorico dove i muscoli non stanno veramente pieni al massimo. Invece adesso che ho comunque aumentato un po' le calorie intorno al mio fabbisogno giornaliero, comunque in un lieve surplus di 200-300 calorie, mi sento molto più pieno, molto più gonfio. Diciamo che mi piace come appaio. Comunque, mi sa già dalla settimana prossima inizierà il Barcellona Prep, quindi magari tornerò in un piccolo deficit calorico, oppure mi toccherà fare il mini cut. Vedrete con me la mia trasformazione, dato che voglio stare al massimo quando vado a Barcellona in spiaggia. Però detto questo, oggi iniziamo la giornata tranquillamente colpendo i macronutrienti che metto qui in alto sullo schermo. Iniziamo questa giornata. E ragazzi, è mezzogiorno, io mi sono svegliato un paio di ore fa e ho fatto praticamente digiunato solamente con dell'acqua. Ora è mezzogiorno, mi sto bevendo il mio primo cappuccino della giornata. Questa è una tecnica quindi che utilizzo praticamente: invece di bere subito il caffè, bevete un po' di acqua per le prime due ore del vostro digiuno intermittente e poi bevete un po' di caffè. Questo vi darà un kick pazzesco e vi farà essere molto più produttivi durante la giornata. Quindi se avete, se siete studenti, dovete lavorare per la maturità eccetera eccetera, invece di svegliarvi e pensare ora cosa mi mangio a colazione, non pensate al cibo, bevete un paio di litri d'acqua. Dopo un'oretta iniziate a bere un caffè, e un caffè ogni mezz'oretta, magari 2-3 caffè durante la mattinata, e vedrete che farete un sacco di lavoro, sarete veramente produttivi. L'intermittent fasting, anzi, non siete più stanchi ma siete molto più produttivi, ed è per questo motivo che utilizzo questa tecnica anche se sono comunque in un surplus e non sono in un deficit. Quindi è una tecnica veramente, è da magari 2 anni che utilizzo sì e no quasi ogni singolo giorno. Ovviamente a volte mi viene voglia di fare colazione e mi lascio andare, ma veramente se no sempre il digiuno intermittente quando sono in vacanza, quando devo studiare, quando devo lavorare tanto la mattina. Praticamente non pensi al cibo, pensa solo a berti un caffè e vedrete, provatelo, veramente. Ragazzi, io sto ancora qui con il mio caffè e prima di iniziare veramente a farvi vedere quello che mangio per oggi, sempre lì la postazione film, prima di iniziare a farvi vedere quello che mangio oggi, volevo un attimino soffermarmi su quello che ho detto nell'ultimo video, perché c'è stato un commento di una ragazza e quindi volevo fare chiarimento. Allora, il deficit calorico è necessario per perdere peso, quindi se tu vuoi perdere peso devi consumare meno calorie di quante ne ha bisogno il tuo corpo. Stessa cosa per un surplus calorico: se tu vuoi mettere peso, allora devi essere in un surplus calorico, devi dare al tuo corpo più calorie di quante ne ha bisogno. Questo non vuol dire che se tu sei in un deficit calorico brucerai solamente grassi. La perdita di peso e bruciare grassi sono due cose diverse. Quindi se tu vuoi bruciare grassi, è da lì che devi iniziare a ottimizzare i nutrienti e soprattutto i macronutrienti che dai al tuo corpo, e da lì che rientrano i macros, proteine, carboidrati, grassi. Però con qualsiasi tipo di cibo, se voi seguite macronutrienti, ve lo garantisce la scienza che ottimizzerete la vostra composizione fisica, non perderete solamente peso se siete in un deficit, bensì brucerete grassi mantenendo al massimo la massa muscolare. E stessa cosa in un surplus: se voi siete in un surplus con i corretti macronutrienti, ottimizzerete e metterete su soprattutto massa muscolare e non troppa massa grassa. Adesso è un'altra cosa quando si parla di salute e di composizione fisica. Composizione fisica è come siamo noi dal fuori, dall'esterno, visivamente. La salute è come ci sentiamo e come funziona il nostro corpo. Alla fine vogliamo anche massimizzare la nostra salute, e da qui che rientrano due regole che magari non sono riuscito a farvi chiaro, ma voglio far chiaro in questo momento. La prima: dovete provare a colpire l'80% dei vostri cibi, devono essere cibi non processati, naturali, organici, o comunque non devono essere cibi confezionati. Il 20% può essere invece cioccolato, barrette di cioccolato, quello che volete. Se voi rispettate questa regola, massimizzerete sicuramente composizione fisica e anche non ci saranno problemi di salute. Seconda cosa, regola da rispettare: i micronutrienti. Non se ne parla perché ne abbiamo bisogno in quantità molto ma molto ridotte rispetto ai macronutrienti, solamente qualche milligrammo. Questi sono magari vitamine e minerali, e è importantissimo colpire dei cibi nutrienti anche proprio per garantirci i micronutrienti. Se consumiamo solamente cibi confezionati, purtroppo ci stanno pochissimi micronutrienti e quindi alla fine non ci sentiamo bene, non abbiamo tanta energia eccetera eccetera. Ma volevo fare una distinzione, quindi voglio arrivare al sodo, che se no continuo a parlare troppo. Macronutrienti, composizione
fisica, micronutrienti importantissimi per la salute. Per questo motivo, anche se potete mangiare qualsiasi tipo di cibo per colpire i vostri macronutrienti, provate sempre a utilizzare e a colpire l'80% di ciò che mangiate cibo non processato. Il 20% potete consumare cioccolato o quello che volete. Ragazzi, sono le 3 del pomeriggio, appena uscito un grandissimo sole. Io ho digiunato fino adesso, solamente bevuto quel caffè come avete visto prima, e ora però mi faccio il mio primo pasto, che è qui un panino con della bresaola e i formaggini, un po' di pomodorini e un po' di insalata. Questo proprio per fare un pasto completo, così che potete vedere che non prendo solo i macronutrienti dalle proteine, in questo caso la bresaola. Potete usare magari il tacchino o qualsiasi altro prosciutto. La bresaola ha anche veramente pochi grassi, con ovviamente una baguette che è da dove prendo molti dei miei carboidrati, dato che amo i carboidrati, amo il pane, i formaggini per un po' di calcio e un altro po' di proteine e pochi grassi. Questi formaggini sono quelli light, e ovviamente micronutrienti dall'insalata e dai pomodori. Per farvi capire che comunque, dieta flessibile sì, potete mangiare quello che volete, ma dovete comunque provare a mangiare in modo salutare almeno l'80% del cibo che mangiate. Io quindi mi godo questo pasto, sto facendo un po' di lavoro, editando un video, non sono troppo felice. Questo è un po' lo struggle dei youtuber, quando fai un video poi non sei felice, ma che puoi fare? Non puoi tornare indietro? Mi godo questo pasto, ci vediamo nel prossimo. Ragazzi, sono appena tornato a casa, ero uscito per un paio di ore al centro e mi sono infradiciato, come potete vedere magari dai capelli, anche perché sto cambiato maglietta, perché veramente è sceso giù un torrentone pazzesco, mi sono bagnato tutto. Comunque, sono più o meno passate 3-4 ore dall'ultimo pasto e ora, non so per quale motivo, ma oggi proprio non ho fame. Comunque mi farò un piccolo snack con un po' di mirtilli e un po' di skyr, vi faccio vedere subito. E ragazzi, ecco qua il secondo pasto. Questo è uno snack proteico con un po' di carboidrati. Sono 250 grammi di skyr e 100 grammi di mirtilli. E questo è veramente un ottimo snack sia se state a dieta che magari state bulkando. Penso che qui ci siano più o meno 30-35 grammi di proteine e anche con i mirtilli un po' di carboidrati. Quindi ottimo snack pre-post-workout, oppure anche semplicemente se vi viene un po' di fame, siete a dieta, consumate un pasto così. Trucchetto: ovviamente io ho utilizzato questo skyr qua, che magari in Italia non ci sta. Utilizzate il Total Fago 0%, va benissimo. Mi ricordo quando stavo in Italia utilizzavo appunto lo yogurt greco 0%, che è anche quello alto in proteine e basso in grassi. E un piccolo trucchetto per tutti coloro che state a dieta: invece di mangiarvi della frutta normale, quindi la frutta fresca, se voi prendete la frutta congelata ha meno calorie, ha tipo la metà delle calorie. Adesso no, è vero, magari non è massimo per i micronutrienti, perché si sa che i micronutrienti vengono a meno quando congeli appunto frutta o verdura per una lunga durata. I micronutrienti magari diminuiscono, però in termini di composizione fisica, se volete essere più sazi e consumare meno calorie, invece di mangiare la frutta fresca prendetevi i mirtilli surgelati, le fragole surgelate, eccetera eccetera. Io in questo momento quindi mi faccio questo snack, se ho ancora fame me ne faccio un'altra ciotola, tanto sono proteine e carboidrati, zero grassi e niente. Ci vediamo nel prossimo pasto. Dunque, eccoci qua per cena. Come vedete qua gli ingredienti, mi farò una bella pasta bolognese, che ho deciso che da un po' che non faccio una pasta, soprattutto su questo canale, non mi ricordo di avervela mai fatto vedere, quindi mi farò decisamente una pasta bolognese. Come vedete qua gli ingredienti, ho trovato Barilla bolognese, un po' di pasta, un po' di questo lean mince 5% grasso, ovviamente un po' di sale e niente. Preparerò questo, vi faccio vedere alla fine. This music just been going on, going on. Ragazzi, mentre qua sta cuocendo la carne per la bolognese a fuoco lento, e qua ovviamente invece la pasta che sta bollendo, mi sta venendo una fame pazzesca. Vi avevo detto all'inizio del video che non avevo fame. Di solito quando faccio il digiuno intermittente è proprio perché la mattina non ho parecchia fame. A me di solito viene la fame soprattutto la sera, che sto magari o con gli amici fuori, gli eventi sociali, oppure appunto, non so, mi viene voglia di mangiare tanto la sera. E per questo motivo, dato che il meal frequency, ovvero la frequenza dei pasti e l'orario in cui consumate i pasti, non importa, la cosa più importante sono i macronutrienti totali della giornata, io faccio il digiuno intermittente, perché mi aiuta un sacco, così che posso conservare le calorie per mangiare una buona pasta bolognese la sera. Anche se siete a dieta potete fare la stessa identica cosa. Rapidissimamente, dato che ho ricevuto tante domande a riguardo come faccio a calcolare i macronutrienti in un certo cibo, facilissimo. Come avete visto, ho messo metà di questo pacchetto di pasta, ho messo metà di questa salsa Barilla e ho messo un po' d'olio.
e ovviamente metà del pacco di carne. Quindi quello che faccio praticamente, voi potete vedere qua i valori nutrizionali su questi pacchetti, vedete i valori nutrizionali, potete pesare quanto cibo mettete oppure andate a occhio se magari non state in una fase di definizione, quindi non dovete fare tutto precisamente. Se state in definizione allora vi direi pesate tutto e poi andate sullo smartphone dove ci sta un'applicazione MyFitnessPal oppure MyNetDiary, basta che inserite il nome del cibo, c'è un database enorme di cibi oppure potete scannerizzare anche il codice a barre e di solito troverete il cibo, inserite il peso e vi calcola macronutrienti, calorie per il vostro pasto, quindi questo è quello che vi consiglio. Mamma mia, non vedo l'ora di mangiare. Mamma mia, non vedo l'ora di iniziare, ma prima di iniziare ovviamente lo sapete già, youtuber, noi mangiamo il cibo freddo dato che lo facciamo vedere a voi per primo. Come vedete, questo pasto ricco di grassi, proteine e carboidrati, infatti 250 grammi di pasta, di fusilli, ho anche messo 200 grammi di carne macinata di manzo, 5% grassi, quindi anche la carne contiene grasso, e inoltre ho messo un po' d'olio all'inizio, quello bisogna comunque contarlo nei macronutrienti, ragazzi, non vi dimenticate l'olio, che a volte pensate ah ma come mai non perdo peso, perché non state contando salse e olio, e ovviamente anche la salsa Barilla 200 grammi, anche lì un po' di grassi, un po' di carboidrati, quindi mi raccomando contate tutto se fate la dieta flessibile, soprattutto se state in definizione, se state bulkando fate un po' come vi viene meglio. Comunque in questo momento io mi godo questo pasto, un super pasto, e poi penso di aver colpito tutti i macronutrienti per la giornata. Per questo pasto li metto sullo schermo, ci vediamo più tardi. Ragazzi, mamma mia che buona, e poi è una montagna, cioè non so se vedete Strasburgo. E ragazzi, voglio concludere qui il video non appena si focalizza questa telecamera. Spero che abbiate preso un po' di spunti dal mio full day of eating. Con questo volevo farvi vedere, come avete visto, non ho utilizzato nessun integratore di proteine, quindi le whey protein o i supplementi di proteine veramente non sono per niente essenziali. Se non avete i soldi o se non volete prenderli per motivi, magari non so, i vostri non vogliono che li prendano oppure avete paura che potrebbero farvi male ai reni eccetera eccetera, non c'è assolutamente bisogno di prendere i supplementi di whey protein. Infatti con la dieta come avete visto oggi basta che mangiate un po' di carne, un po' di yogurt, altre fonti di proteine secondarie e riuscirete a colpire i vostri obiettivi giornalieri. Ho colpito 160 grammi di proteine e sinceramente anche tanto, di solito provo a restare sotto i 150 grammi di proteine al giorno. Comunque, quindi, con questo video volevo farvi vedere che è fattibilissimo colpire i vostri numeri di proteine. È vero, bisogna mangiarne di più di quello che magari siamo abituati, però non servono assolutamente gli integratori, i supplementi di whey protein. Quindi, non fatevi scammare da queste compagnie che vi dicono che dovete per forza comprare i supplementi di whey protein, che assolutamente non è vero. Detto questo, se siete ancora qui, vi voglio ringraziare uno per uno, perché veramente è grazie a voi, che il vostro supporto, i vostri like, i vostri commenti, che sono qui dove sono in questo momento. Quindi siamo quasi a 1000 ragazzi, veramente. Spero di arrivarci molto presto. Con questo vi voglio ringraziare tutti ancora una volta. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi.